Si è tenuta nei giorni scorsi l'ultima seduta del Consiglio provinciale uscente prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso. Il presidente della provincia di Salerno, Michele Strinese, che rimarrà presidente, aveva convocato il Consiglio in seduta pubblica straordinaria di seconda convocazione per ratificare la quarta e quinta variazione di bilancio di previsione 2021-2023, nonché per l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale forniture e servizi. È stata una mattinata fruttuosa, ha affermato il presidente Strinese, a chiusura di un mandato assolutamente positivo e costruttivo. Questo è il bilancio del presidente della provincia. Sabato 18 dicembre si procederà con le operazioni di voto per eleggere il nuovo consiglio provinciale. Ricordiamo che si tratta di voti da parte dei consiglieri comunali. Come ho avuto modo di dire già durante i lavori di questa mattina, ha aggiunto Strinese, voglio ringraziare tutto il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e per l'intesa istituzionale che ha caratterizzato l'impegno di tutti. Ho ringraziato singolarmente tutti i consiglieri che si sono alternati in assise, sia quelli della maggioranza che della minoranza, perché la correttezza e il senso di responsabilità di tutti ha permesso di lavorare nell'esclusivo interesse dei nostri territori. E infine il presidente Strinese ha ringraziato il vicepresidente Carmelo Stanziola e tutti i consiglieri che hanno lavorato nell'ente provinciale.